Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi l'ingegner Maurizio Longoni, che tutti voi conoscete benissimo. Giusto due informazioni velocissime: ingegnere aeronautico, naturalmente, storico aeronautico, membro del comitato scientifico del nostro museo, nonché conservatore delle collezioni aeronautiche del Museo di Volandia. E cosa più importante, certamente uno dei maggiori esperti di restauro aeronautico. L'ingegnere, attraverso ASAS, che molti di voi conoscono, ha curato restauri per alcuni tra i più importanti musei aeronautici al mondo. Ne citiamo solo alcuni, poi l'ingegnere magari sarà più preciso: il Museo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, l'Imperial War Museum di Duxford, il Museo della Scienza e della Tecnica di Berlino, Museo di Speyer e Museo di Dayton della USAF, per cui insomma restauri molto importanti su mezzi storici bellissimi presso i principali musei aeronautici del mondo. Ciò detto, cedo la parola all'ingegnere che oggi ci parlerà per l'appunto del restauro del Mach-E M67. La parola all'ingegner Longoni. Va bene, allora salve a tutti. Come anticipazione, diciamo, della presentazione che durerà una ventina di minuti, quindi sarà necessariamente un po' veloce, vorrei spiegarvi il titolo che ho dato a questa presentazione, che riguarda il Mach-E 67, idrocorsa, penso abbastanza noto. E ho intitolato Un bolide sfortunato con la S messa fra parentesi, nel senso che questo aeroplano è stato nella sua vita attiva, quindi come idrovolante da corsa, abbastanza sfortunato, ma è stato anche relativamente fortunato nella sua vita più recente, in quanto è stato oggetto in maniera abbastanza fortunosa di una seconda vita. Quindi di un, chiamiamolo restauro, anzi se meglio sarebbe parlare di quasi ricostruzione, che ha permesso di portarlo nella sua interezza in vista del pubblico e insieme ai suoi antichi compagni di corse presso il Museo di Vigna di Valle. Scusa, possiamo condividere lo schermo ora? È già condiviso, sei già in È già condivisione. condivisione, quindi Sì. voi non vedete me, vedete lo schermo. In realtà Perfetto. vedono anche te, Vedete vedono anche me. sì, nel quadratino Non è piccolo. una gran bella vista. Ok. Con la rotellina. Ok, benissimo. Vabbè, il Mach-E 67 qui lo vedete, un idrovolante molto bello, un idrovolante da un punto di vista aerodinamico quasi il più raffinato che abbia progettato Mario Castoldi, in realtà il più affinato, quindi quello che aveva una sezione equivalente, resistente, minore di tutti è stato il Mach-E 52R. Che era veramente difficilissimo da pilotare, ma anche con una riduttissima apertura alare che gli consentiva di avere altrettanta resistenza minore. Il 67 era appena superiore come resistenza, ma per esempio aveva una resistenza all'avanzamento minore rispetto a quella del Mach-E 72. Aeroplano molto bello, che secondo me, ma questa è un'opinione personale, il più bello fra quelli progettati da Castoldi e uno fra i più belli di quelli che hanno partecipato alla Schneider. Partecipazione, qui vedete una famosissima foto a Calshot in Inghilterra, partecipazione molto sfortunata in quanto i due esemplari che hanno corso, per ragioni varie, sostanzialmente soprattutto per ragioni di motore, hanno dovuto essere ritirati. E quindi di fatto non hanno completato la corsa. Questa foto è divertente perché vedete in primo piano in basso a destra Mario Castoldi
con una faccia non particolarmente contenta a quanto è dato da vedere. Cosa è successo a questo idrovolante? È successo che, come dicevamo prima, dopo la gara è entrato a far parte della scuderia di Desenzano e quindi veniva utilizzato, mi dicono non particolarmente frequentemente, dai piloti che stavano dovevano mantenere l'allenamento o acquisire la qualifica di velocista al reparto alta velocità di Desenzano. Poi è arrivata la guerra, anzi prima della guerra il reparto è stato chiuso, gli aeroplani comunque sono rimasti lì, sono stati ritrovati dalle truppe alleate quando è finita la guerra e ci sono alcune foto che qui non riporto dove si vedono questi idrovolanti con delle truppe, se non ricordo male, neozelandesi. E poi qui vediamo due di questi idrovolanti qualche anno dopo. Vediamo il Macchi 39 qui a destra, che poi è stato restaurato e portato quasi subito, prima al Museo di Vigne di Valle quando ha aperto. E dietro vediamo la fusoliera del Macchi 67 con la sua elica tripala davanti. Elica tripala che poi scomparirà più o meno misteriosamente. L'aeroplano, sfortunatamente, e per quello dico che è un bolide sfortunato anche per questa ragione, è stato separato dalle sue ali, è stato veramente trattato molto male negli anni a seguire e vi mostro soltanto, ecco, questa è un'altra foto di Desenzano, qui dovrebbe essere già Lecce o qualcosa del genere. Questa è una foto che mostra le condizioni dell'aeroplano quando stava a Guidonia negli anni 50. E anche se è una foto di dettaglio, potete vedere come le parti lignee siano molto deteriorate. Quello che vedete con i buchi è il cruscotto, e intorno vedete pezzi di lamiera contorta. Mi dicono che gli sia stato piazzato sopra un altro aeroplano molto più pesante, che quindi non è che gli abbia fatto bene. E quindi le condizioni della fusoliera dell'aeroplano quando è stato finalmente ripescato dall'oblio erano più o meno in queste condizioni. Qui lo vedete invece nel momento in cui è stato ripreso in mano da Vigne di Valle, prima dell'apertura di Vigne di Valle, e si è cominciato a mettere in mano e a cercare di recuperare il recuperabile. Qui vedete che il lavoro soprattutto sulle parti lignee è stato fatto già in buone condizioni, si è recuperato e rimesso in sesto il motore. Purtroppo uno dei galleggianti era sopravvissuto in queste condizioni, quindi in condizioni anch'esse veramente pessime, però è stato giudicato al di là di ogni possibilità di restauro per il tempo e quindi è stato demolito. Un vero peccato perché tutto sommato era un galleggiante originale e con un po' di sforzo si sarebbe potuto recuperare. Qui vediamo una foto sempre presa a Vigne di Valle, più o meno al termine dell'attività di restauro fatta dall'officina del costituendo museo. E queste sono le stesse condizioni in cui per molti anni la sola fusoliera del 67 è stata esposta al Museo di Vigne di Valle. Bene, e così sarebbe rimasta se non fosse accaduto un evento fortunato. Questo evento ha luogo in occasione della celebrazione del centenario del primo volo dei fratelli Wright. Quindi dal 17 dicembre 1903, data del loro primo volo, al 17 dicembre 2003, in cui era prevista e poi è stata effettuata una manifestazione
organizzata dall'allora Finmeccanica, oggi Leonardo, per celebrare questo centenario. Finmeccanica, devo riconoscerlo, sollecitata in questo dall'amico Gregorio Aleggi, ha preso in considerazione il completamento, più che restauro parlerei proprio di completamento, del Macchi 67, in modo da renderlo meglio fruibile dal pubblico di Rieti. Questa, potremmo dire, quasi ricostruzione prevedeva la ricostruzione delle ali, dei galleggianti, dei montanti, di tutti i radiatori, eccetto quelli sui lati della fusoliera, dell'elica, ogiva, parabrezza, la parte di carenature motore mancanti e poi riparazioni varie, perché tutto sommato nel tempo qualche cosa non era più perfetto. Tempo 45 giorni, perché dal momento della decisione al momento al 17 dicembre 2003 mancavano 45 giorni. Chiunque ne capisca un pochettino sa che un lavoro di questo genere in 45 giorni è praticamente impossibile. E quindi quando si deve fare un lavoro fatto più o meno bene, ma soprattutto velocemente, l'unica soluzione è di, come si dice, parallelizzare le attività. Quindi la allora area, quindi l'Associazione Restauro Aeronautico, si è messa in joint venture, come diremmo oggi, con Giancarlo Zanardo e la sua officina. Quindi le due officine hanno lavorato più o meno in parallelo, o comunque portando avanti le attività in maniera condivisa. Nella fattispecie, l'officina di Giancarlo Zanardo si è occupata della ricostruzione dei galleggianti e della struttura delle ali, e l'officina di area si è occupata sostanzialmente di tutto il resto. Adesso vedremo come. Ecco, qui già vedete, vi risparmio tutte le cose intermedie. Qui cominciate a vedere nell'officina di area alcune cose, quindi le ali come sono arrivate, quindi intere, già con gli attacchi dei montanti e dei cavi installati. Nell'angolo a sinistra vedete che la fusoliera è già montata sui galleggianti, anch'essi ricostruiti, il tutto ricostruito da disegni originali, quindi ricostruito esattamente fedele rispetto all'originale. E nell'officina di area si è cominciata la noiosissima ma assolutamente affascinante opera di ricostruzione dei radiatori, soprattutto dei radiatori alari. Radiatori alari in originale e anche nella riproduzione erano costituiti da tubetti in ottone che seguivano il profilo dell'ala e che erano cavi all'interno in modo da poter far circolare l'acqua di raffreddamento. E così è stato fatto, sono stati presi dei tubi tondi e con n centinaia di passate sotto la pressa sono stati portati in forma rettangolare cava in modo da poterli applicare nella maniera corretta. La maniera corretta è stata quella, come si faceva sugli idrocorsa veri, di ritorno un attimo indietro, vedete che sulle ali ci sono delle listarelle di ottone avvitate sulla struttura dell'ala. Su queste listarelle andavano poi saldate i tubetti cavi, e qui è la preparazione dei tubetti che vengono stagnati nei punti in cui poi sarebbe andata la saldatura, e qui vedete come veniva fatta la saldatura. Quindi i tubetti venivano stesi sulle superfici, saldati uno a uno a queste bandelle fissate all'ala, e poi formati e trattenuti alle due estremità in modo che aderissero alla struttura dell'ala.
Il risultato alla fine dell'opera della saldatura lo vedete qui, quindi l'ala praticamente completamente ricoperta da questi tubetti di ottone e che comincia ad avere un aspetto simile alla realtà. Per chi fosse particolarmente attento a questa foto, vedete dietro l'ala i due Fiat CR42 che in quell'epoca erano in fase di restauro. Quello era veramente un restauro oltre che una ricostruzione. Uno per il Museo di Vigna di Valle, quello statico, e quello volante per la Fighter Collection di Duxford. Qui tutte e due ali completate. Questa foto è molto bella per questo riflesso di luce che arriva sulle ali. E poi si è messo mano alla fusoliera. La fusoliera aveva due problemi: la mancanza dei due pannelli laterali che qui vedete appunto omessi, mancanti, e dei significativi danni, soprattutto da trasporto, al radiatore dell'olio che occupava lo spazio sotto il motore. Questi sono i danni che aveva il radiatore dell'olio, che era anch'esso ricoperto da tubetti in cui circolava l'olio. Erano tubetti triangolari, non tubetti piani. Onestamente non so perché non fossero di un tipo o dell'altro, probabilmente per questioni di densità dei due liquidi e per la capacità, diciamo, del radiatore di far circolare una diversa quantità di liquido o di fluido. Questo è un classico danno a trasporto, come potete notare, quindi qui è stato messo un cavo per il sollevamento dell'aeroplano e ovviamente il cavo prima ha sollevato il radiatore e dopo l'aeroplano, e il risultato è questo. Sono stati dissaldati tutti i tubetti triangolari in modo da poter avere accesso alla struttura del radiatore e poi sono stati riparati il radiatore e sono stati risaldati i tubetti tendenzialmente quelli originali. E quelli che mancavano sono stati ricostruiti e questo è il radiatore nelle sue condizioni finali. I lamierati che mancavano sono stati realizzati. Qui vedete in primo piano le due parti mancanti della capottatura del motore e dietro vedete i raccordi alla fusoliera ed entrambi li vedete qui in un montaggio di prova prima della verniciatura. Parimenti è stato ricostruito sempre da disegni originali il parabrezza e sono state ricostruite l'ogiva, i piatti dell'ogiva. L'ogiva era fatta in due parti, una parte quella di punta, diciamo, che era in tornitura in lastra e invece la parte retrostante dell'ogiva era fatta in tre pezzi e questo è il piatto che le univa. Sono state modificate delle pale scusate, non ho silenziato il telefono. Chiedo scusa. Le pale ovviamente no, non erano disponibili, quindi sono state modificate delle pale di un'elica tripala moderna, di cui è stato utilizzato anche il mozzo. La modifica è consistita sostanzialmente nel fissarle con un angolo di calettamento normalmente anomalo per un aeroplano moderno e una modifica ai profili delle pale in modo da rendere l'aspetto dell'elica il più possibile simile a quello dell'elica originale. Sono stati realizzati i montanti. I montanti erano realizzati con un normale tubo di acciaio che poi veniva rivestito da una carenatura che portava anche un ulteriore radiatore, uno per ciascuna gamba delle quattro gambe di sostegno. Qui vedete una prova
di installazione del montante all'interno della struttura metallica che lo univa ai galleggianti. E qui vedete l'aeroplano con i suoi galleggianti sotto, con il radiatore sistemato, con le lamiere già provate e quindi relativamente pronto. Facciamo un salto e andiamo a Roma all'auditorium dove questa manifestazione fatta da Finmeccanica doveva avere luogo. Questo è il 15 dicembre del 2003. È arrivato il camion che portava i galleggianti, che portava le ali, che portava tutte le varie componenti dell'aeroplano, e questo aeroplano, come vedete, sta per iniziare la fase di rimontaggio per poi essere collocato sotto quella tensostruttura che vedete in alto. Vi prego di guardare questa tensostruttura, poi vi spiego perché. Qui comincia il montaggio, quindi la fusoliera viene piazzata sopra lo scalo che portava i due galleggianti e come vedete si stanno fissando i montanti. I montanti sono ancora un semplice tubo di acciaio, verniciato di orso per l'occasione, ma non c'era stato tempo nei famosi 45 giorni di realizzare anche le carenature e i radiatori. Vedremo come verrà fatto successivamente questo lavoro. Ecco l'idrovolante montato, in fase di montaggio delle ali, però ormai praticamente a posto. E il 67, quasi completo, nella forma in cui è stato presentato il 17 dicembre del 2003 agli ospiti che hanno partecipato a questa, chiamiamo la serata di gala, in cui il 67 era, ecco qui sono gli ultimi montaggi, in cui il 67 era il protagonista. Qui vedete il famedio, diciamo, dell'auditorium di Roma con il Macchi 67 che accoglieva gli ospiti che poi sarebbero andati all'interno dell'auditorium per la celebrazione del volo. Devo dire, essendo presente, che essendo stato presente come alcuni di voi, penso, veramente emozionante. La vista in quella bellissima notte, con queste luci estremamente intense sull'aeroplano, davano una sensazione molto bella. E devo dire, soprattutto, chi non era esperto di aeroplani d'epoca o di idrocorsa si meravigliava come questo aeroplano, ripeto, costruito nel 1929 e quindi più di 70 anni prima di quell'occasione, avesse delle linee così belle, così pure e così che ispiravano il concetto di velocità, mettiamolo in questa maniera. Permettetemi, piccola foto ricordo del sottoscritto con una parte della squadra di area dell'Associazione di Restauro Aeronautico in quella bellissima sera. Poi cosa è successo? È successo che nella notte, la famosa in una delle notti successive, dopo due o tre giorni, la famosa tensostruttura non ha retto a un forte temporale e quindi è crollata sopra l'aeroplano per il peso dell'acqua. Il risultato è stato questo, quindi la struttura è crollata proprio in corrispondenza del parabrezza, e qui vedete classico danno da urto. Qui un altro particolare, e poi è crollata, diciamo, addosso all'aeroplano. Qui vedete ad esempio una delle capotature del motore che è stata schiacciata e danneggiata. Questo ha significato che l'aeroplano ha poi dovuto ritornare a Venegono in officina di area e con l'occasione sono state ricostruite le parti mancanti. Qui vedete ad esempio il rivestimento, sempre con i famosi tubetti di ottone, della parte anteriore
di una delle carenature dei galleggianti. Sono state anche apposte in coda le insegne corrette dell'aeroplano, quindi con la croce sabauda e la corona e il fascio littorio. E qui siamo qualche tempo dopo a Vigna di Valle, durante quella che è stata poi la presentazione ufficiale dell'aeroplano restaurato al Museo di Vigna di Valle. Presentazione fatta, come spesso si fa in questi casi, con grande sfarzo, con bandiera e tutto il resto. E qui vediamo sempre in quella giornata l'aeroplano pronto per essere messo in esposizione a fianco, come vedete qui, del Macchi 72 e con gli altri due idrovolanti presenti a Vigna di Valle, cioè il Macchi 39 e Fiat C29, sull'altro lato. Questa foto mi piace moltissimo, ma anche perché mette in evidenza la vista frontale dell'aeroplano, che dimostra come lo studio aerodinamico fatto a quell'epoca era uno studio che tendeva effettivamente a diminuire le sezioni maestre e quindi diminuire la resistenza. E qui finisce la storia della fortunosa ricostruzione del Macchi 67. Devo dire che il Museo di Vigna di Valle, che è un bellissimo museo, purtroppo poco conosciuto anche a livello internazionale e poco visitato sia dai turisti sia dalle turisti stranieri, intendo dire, sia dagli italiani, è un museo di primissimo ordine ed è l'unico museo al mondo che può allineare quattro idrocorsa che hanno partecipato o tentato di partecipare, di contendere il trofeo Schneider. E anche fosse solo per questo, meriterebbe molta più attenzione di quanta ne possa avere oggi. Ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere rimasto nei tempi e sono disponibile, se ci sono domande, se ci sono curiosità, a soddisfare le vostre curiosità e a rispondere alle vostre domande. Attiviamo la chat. Altro chat. Sì, magari sono. Aspetta, allora, facciamo così, così io posso. Così vediamo se ci sono delle domande. Dove è finito la chat? Vediamo perché non la vedo. Ah, forse perché devo. No, dovrebbe rimanere perché non la vedo. C'era un ultimo, c'è un seguito, sì, vabbè. C'era un ultimo. Ah, qui era l'esposizione. Sì, scusate. Qui le ho aggiunte all'ultimo momento e me ne ho dimenticato. Questa è l'ultima uscita che ha fatto il Macchi 67 a dicembre del 2010 per l'inaugurazione del Museo del Novecento a Milano. E mi è piaciuto aggiungerle perché il 67 con lo sfondo del Duomo di Milano mi sembrava una foto simpatica. Molto molto bella, infatti. Scendi ancora di là. Eccola qui, questa sì. Era la cupola trasparente al museo. Qui il montaggio e qui è come è stato esposto. Molto bello. Ok, allora, non so per quale motivo non ci faccia vedere la chat oggi. Ok, eccola qui. Allora, ma perché non la vedo grande? Allora, beh, comunque, vediamo se ci sono delle domande.
Allora, presentazione molto bella e interessante da Bergamo. Grazie. Oggi nessun disturbo di terzi. Per fortuna oggi non abbiamo avuto incursioni di disturbatori. Speriamo che continui così. Niente, attendiamo se qualcuno di voi ha delle domande da fare all'ingegner Longoni. Ricordiamo sempre che dobbiamo silenziare purtroppo i vostri microfoni per necessità e quindi potete poi fare le vostre domande per iscritto. Leonardo Ferrazzi dice: grande ammirazione per il lavoro fatto. C'erano. Ah, eccolo qua. Dunque, qual è stato il ruolo di Gregoria Leggi? Rispondo subito. Il ruolo di Gregoria Leggi è stato quello di avere l'idea. Nel senso che quando Finmeccanica ha indetto una riunione in cui con alcuni esperti, cercando di capire quale potesse essere il tema o i temi della celebrazione del centenario del volo, Gregoria ha proposto di non soltanto fare, che ne so, delle pubblicazioni o qualche cosa che però fossero purtroppo un po' chiuse su se stesse perché erano semplicemente per l'occasione. L'idea sua è stata quella di fare qualche cosa che poi sarebbe rimasto nel tempo. Quindi la ricostruzione, il completamento del Macchi 67 è stato poi accettato come proposta da parte di Finmeccanica e realizzato proprio per lasciare un contributo durevole, diciamo, al Museo di Venezia. Bene. Area continua la sua attività. Aria continua la Grazie. sua attività sotto il nome di ASAS, cioè non più Associazione Restauro Aeronautico, ma Associazione Ali Storiche, per ragioni che non sto a raccontarvi, e continua ad oggi la sua attività entro il Museo di Volaglia. Quindi abbiamo trasferito la nostra officina da Venegono a Vizzola Ticino, sempre in zona aeronautica naturalmente, no? Dallo vicino allo stabilimento della Macchi, dentro l'ex stabilimento della Caproni Vizzola. Siamo cercata tutti i complimenti naturalmente per il splendido lavoro di restauro. Ecco qua. Sarebbe molto bello costituire una scuola di restauro coniugando la cultura della storia aeronautica con la manualità. Ne parlavamo giusto Questo è un prima. problema che esiste nella mia testa, ma anche nella testa di tutti quelli che si occupano di restauro aeronautico in una forma o nell'altra, ed è un problema che purtroppo ha una soluzione molto difficile. Cerco di spiegarlo in poche parole. Non è che non esistano dei giovani che hanno, almeno emotivamente, voglia di imparare il mestiere. Il problema del restauro aeronautico è che imparare il mestiere significa fare quello che facevano 50 anni fa le persone che oggi ancora, operano all'interno, di ASAS o, anche all'interno dei volontari di Volantia, ovvero, imparare facendo, imparare sbagliando. E per imparare facendo ci vogliono tanti anni. Oggi, giustamente, da un certo punto di vista, i ragazzi che, ad esempio, escono da un istituto tecnico, cercano lavoro e cercano lavoro subito. E in Italia, perlomeno, il restauro aeronautico non offre possibilità di lavoro. Nel senso che ad oggi il restauro aeronautico viene fatto in Italia da associazioni di volontariato. Cito ASAS, cito ad esempio il GAVS di Torino, altre sezioni del GAVS, cito Giancarlo Zanardo e i suoi amici,
Cito anche Hag con i restauratori che poi fanno volare i loro aeroplani, però non esiste un, come dire, business del restauro aeronautico che possa dare da lavorare alle giovani generazioni in maniera continuativa. Questo non succede, ad esempio, nel restauro delle automobili. Il restauro delle automobili è un business che sta crescendo molto negli ultimi anni e sul quale, ad esempio, ASI, da mi pare 3 anni, forse anche 4, fa una accademia di restauro automobilistico dove si insegnano perlomeno i rudimenti di questa cosa. Si insegna come trattare la lamiera, per esempio, si insegna come erano fatti i motori di una volta, si insegna come erano fatta la meccanica di un tempo, e quindi si cominciano a dare ai ragazzi i primi rudimenti del restauro automobilistico. Esistono però, e ne esistono tante in Italia e nel mondo, officine che si occupano di restauro di auto d'epoca. E quindi questi ragazzi fanno un corso basico e poi vengono assunti da queste officine dove poi nel tempo imparano a investire. In Italia questo non esiste. In Inghilterra esiste in Nuova Zelanda, in Australia, in Francia, in Germania, esiste in più o meno tutto il mondo, in Italia purtroppo non esiste. Allora, un ascoltatore dice: ho visto Vigna di Valle gli studi di idrocorsi italiani ed è bellissimo, peccato che vada poca gente a vederlo al museo. Allora, Vigna di Valle è un posto stupendo, penso che siamo tutti d'accordo sul dire che il panorama del lago che c'è da Vigna di Valle, da Bracciano, da Anguillara, da tutto il perimetro del lago sia veramente bello. Chiunque abbia provato ad andare in auto a Vigna di Valle sa che se uno non sa dov'è e non sa come si fa ad arrivarci, non ci arriva, perché non ci sono indicazioni, non ci sono. Ed è una strada stretta, tortuosa, eccetera. Il posto è vicino a Roma, ma non sufficientemente vicino per poterci andare con un mezzo pubblico. Da questo punto di vista non è molto dissimile da Volandia, nel senso che a Volandia si può in teoria arrivare con la ferrovia, così come si può in teoria arrivare a Vigna di Valle con la ferrovia. Peccato che poi uno si deve fare da Bracciano o da Anguillara, qualche chilometro a piedi per arrivare. Quindi il numero di visitatori di Vigna di Valle potrà migliorare, però nel 2019 mi pare che abbiano fatto 35.000 visitatori ed è stato probabilmente un record nel tempo. Paradossalmente Vigna di Valle è più nota all'estero, quindi ci sono dei turisti inglesi, americani, stranieri comunque, che faticosamente si sobbarcano l'incarico l'onere, fra virgolette, di andare a Vigna di Valle con un'auto noleggiata o con altri modi, e quando sono lì rimangono veramente colpiti dalla quantità e dalla qualità dei pezzi che ci sono. Però purtroppo la scelta, all'epoca molto bella, anche per la storicità del posto, di fare il Museo Aeronautico a Vigna di Valle e non ad esempio a Milano, come era stato molti anni fa, negli anni 70, ipotizzato, ha avuto le sue conseguenze. Immaginate un Museo dell'Aeronautica italiana fatto come si ipotizzava vicino all'aeroporto di Linate, non dentro l'aeroporto, ma vicino all'aeroporto di Linate, quindi sostanzialmente nell'area che una volta si chiamava di Taliedo. Avrebbe avuto un afflusso di visitatori molto maggiore e molto, e quindi una risonanza ancora maggiore. Allora, ingegnere, lei pensa che ci sia una buona cultura storica aeronautica in Italia? Penso che non ci sia, purtroppo. L'Italia è uno dei paesi meno, fra virgolette, gli inglesi dicono air minded, quindi no, non c'è una grande cultura aeronautica in Italia.
L'argomento dell'aeronautica storica, soprattutto, viene affrontato in Italia in maniera abbastanza superficiale, che non significa che non ci sia gente a cui fa piacere venire a Volandia a vedere gli aeroplani, oppure andare a Vigna di Valle a vedere gli aeroplani, oppure andare a una delle manifestazioni di Hag a vedere gli aeroplani, i vecchi aeroplani, fra virgolette, in volo. Però è sempre una ristretta minoranza. Se voi andate in Inghilterra, chiedete a qualcuno, sai cos'è uno Spitfire? Ti dicono sì, ovviamente. Se voi chiedete a un passante, sai che cos'è un Mach 202? Ti dicono chi? Ma questo per buttarla un po' in caciara, però in realtà l'Italia è ancora molto, molto, vediamola col mezzo bicchiere pieno. Abbiamo degli ampi margini di miglioramento quanto a cultura aeronautica. Certamente, è sicuramente una questione culturale, così come si diceva quella della scuola di restauro, tant'è che l'ascoltatore di prima chiede, ma pensare ad un corso integrativo di storia aeronautica associata al restauro nell'ambito della facoltà del Politecnico potrebbe essere una soluzione? Allora, da assiduo frequentatore del Politecnico di Milano, che è una, come sapete, una delle maggiori scuole di ingegneria aerospaziale d'Italia, anzi, per essere precisi, e questo lo devo agli amici del Politecnico, l'unica università che ha un dipartimento di italiana, intendo dire, l'unica università italiana che ha un dipartimento di ingegneria aerospaziale. Quindi direi che a un grado superiore si ripropone il problema che dicevo prima dei ragazzi dell'istituto tecnico. Poi certamente i ragazzi possono essere interessati, i ragazzi, i giovani, possono essere interessati alla storia dell'aeronautica, a queste cose, però da qui al dire cerchiamo di fare proselitismo, di trovare qualcuno all'interno della facoltà di ingegneria aerospaziale, è ancora più difficile. Però accetto l'opinione che è stata data, quindi il consiglio, il suggerimento che è stato dato, probabilmente fare un breve corso di, virgolette, cultura aeronautica, di storia e magari infilarci dentro anche qualche elemento di restauro. Come opzione facoltativa, magari, potrebbe essere una proposta da portare avanti all'interno della struttura del Politecnico. Non so con quali risultati, ma per esempio si può provare. Bene, vediamo se ci sono altre domande. Allora, si può associare un corso di storia dell'evoluzione del progetto aeronautico? Sì. Sì, sicuramente, anche perché soprattutto il settore aeronautico è il settore dove la velocità di avanzamento della tecnologia, scusate, più che aeronautico, adesso aerospaziale, perché adesso l'accelerazione vera è nella parte spaziale, non tanto nella parte aeronautica. La tecnologia avanza a una velocità molto forte da questo punto di vista. Si potrebbe provare a fare una cosa di questo genere, quindi associare il discorso storico al discorso tecnologico, quindi far capire la storia dell'aeronautica partendo dal punto di vista dello sviluppo della tecnologia. È una buona idea. Con tutte le difficoltà che ci siamo detti prima, però è una buona idea. Tant'è che si dice forse è più vicino agli interessi scientifici degli studenti di ingegneria aeronautica. Potrebbe essere. Bene, vediamo se c'è qualche altra domanda. Siamo nei tempi, direi perfetti. Ancora qualche momento di tempo per qualche ancora commento eventualmente.
cos'altro. Aspetta, adesso arrivano tutti di colpo. Allora, quindi per spiegare il passaggio dai profili sottili a quelli spessi diventa una gran bella lezione, quindi suggerimento per la lezione. Vivo a Perugia, che ha avuto i suoi trascorsi aeronautici, come lei sa bene, Tomma, signor Tomma, non so se lo conosci, penso però debba passare anche un fattore emozionale, per troppi gli aeroplani sono solo equazioni da risolvere. Sì, o articoli sensazionalistici da scrivere quando c'è qualche piccolo incidente. Filippo, che? Filippo Meani? Si dice, forse proporre queste mini conferenze al Polimi sarebbe opportuno, penso. Filippo, sì. Poi bisogna vedere quanta gente ne ascolta al Politecnico, specialmente in un periodo di lezione a distanza. Infatti. Va bene. E allora direi che possiamo concludere. Ringraziamo l'ingegnere Longoni per la bellissima e interessantissima conferenza che ci ha illustrato.